Fammi avvisare la popolazione che qui si va live. Questa qui la dedichiamo a tutti quelli che oggi mi hanno detto: ma ieri non c'eri! Adesso voglio vedere se siete voi ad esserci stasera. Se no mi incazzo. Allora. Ok, adesso che vi ho chiamati tutti a raccolta con un miliardo di notifiche, soltanto tre, posso andare a quel paese. Me vai, mi va a quel paese, sapessi quanta gente che ci sta. Il primo cittadino, amico mio. Oppla! Quando i mod si agitano, che è successo? Dieghito, Dieghito, Dieghito. Oh, buonasera. Signor Brasker, benvenuto. Si accomodi, prego, prego, prego. C'è tutta la chat per lei, completamente deserta. Prego, prenda pure posto in prima fila. Si accomodi, si accomodi. Non sono ancora entrata. Su, Diego, su. La live c'è. Sì, stiamo cominciando. Forza, forza. Forza che finiscono i posti, forza! Vabbè. Ah, rimanere. Bene, bene. Molto bene, molto bene, molto bene. Io direi che mi addentro. Mi addentressi. Anzi, aspettate un attimo. Perché prima ho tipo pasticciato, no? Ma tantissimissimo. Ho aperto l'applicazione di Twitch dal telefono e mi sono resa conto che non serve a un cazzo. Voi probabilmente lo sapevate già, io invece no. Volevo solo dare un'occhiata ai miei achievement, no? Per vedere a che punto stavo. Siamo quasi al build community. Porca puttana, non ci sono mai state 5 persone contemporaneamente nella mia chat. Ragazzi, fate schifo. Come ve lo devo dire? Non lo so. È terribile, è terribile. Non ho neanche una media di 3 spettatori costanti dentro nella chat contemporaneamente. Come si fa? Ma si può. E poi dopo mi chiedete il tasto sub. Ma come faccio io a tirarlo fuori da qua? Come si fa? Cioè, non siete mai neanche in 5 contemporaneamente in chat. Fate schifo, cioè. Arrivo, ok. Inutile che mi sgridate che non c'è il bottoncino per sabbare.
È inutile che mi rompete le scatole e tutto. Io ci provo, cioè, ce la metto tutta sul serio, ma se non mi date una mano, ragazzi, io non. Francamente, non posso fare una mazza. Allora, partiamo. Nella speranza che stasera si arrivi a 5 spettatori contemporaneamente. Povera illusa. Ridimensioniamo finestrelle, così posso leggere la chattina. Bene, bene. Così se mi scrivete le minchiate, ridiamo tutti insieme. Ah, così. Belli. Belli loro. Belli i miei spettatori, belli, bravi, bravi e belli. I miei follower soprattutto sono i più belli, sono i più bellissimi di tutti. Ma i miei follower. Gli altri no, gli altri li schifo. Tocco VoIP. Dal prossimo restart, vale a dire quando? Cacciarola, dov'è Discord? Eccolo qua. Cribbiolo. Allora, vediamo l'avviso sul server. Dal prossimo restart. Cazzo. Cos'è? Alle 8 è stato forse. Sai che? Fammi fare, fammi partire, fammi aprire anche TeamSpeak. Sono sicura che. Adesso il discorso però è il tocco voi, quindi nel senso che devo. Se non è aggiornato non funziona. Adesso vediamo un attimo. Vediamo se riesco a trovare aggiornamenti automatici o qualcosa del genere. Arrivano già le notifiche ancora prima di entrare. Cribbio, poco VoIP. Allora. Sì, ok, è richiesto. Aiuto, muoio. Allora. Meglio, decisamente meglio con Toco VoIP. Molto, molto, molto meglio. Quindi sono contenta che lo abbiano ripristinato perché non era fattibile con la chat interna al gioco. Era una Ciao cosa. bellissima. Fammi fare più. Ciao bellissima. Sera. Come si chiama? Sei bellissima. Grazie. Il nome è Crista. Piacere. Vabbè, è piacere, Crista. Io mi Cominciamo. chiamo Bretello. Ah, beh. Nome interessante. Sì, molto bello. È fashion, cioè, come lei. Eh sì, molto, molto. Crystal, vuole che la presento un mio Bretello, amico? Bretello, per te è troppo grande, ci parlo io con lei, tranquillo. Crista, mi No, senti? se ti presento un mio amico Sì. grande, lo vuoi? No. Ah, con calma, un attimo solo, perché mi sembra di sentire delle voci, ma non riesco a Crista. capire. Ah, no, non mi Ma puoi sono vedere. tipo vocale. Iniziativa. Oh, quanta gente c'è No. ancora con la chat Ah, vocale ok. aperta? Chiedete sta roba. No, Aiuto. no, no, Non va bene. non va bene, Scusatemi, ho parecchi problemi alle orecchie in questo momento. no. Non è risolto con quello? Non ne sono sicura. No, Metti proprio no, no, non è. È che sentivo una voce, ma non vedevo la persona che doveva essere qui. vedi il bambino? Signorina, mi vede a Sì, me? ho fatto, ho fatto. Allora, venga, venga, che le presento più amico. Vediamo. Ciao, E questo è Laura. grande, è bello, muscoli. Ma scusi. Sì. Ecco, conta qualcosa la mia parola o la mia opinione?
Sì. L'ho detto, le presento io, le presento. Sì, vuol se vuole aspettare arriva anche il mio fidanzato, così ci presenta insieme. Oh, no, no, ho presentato solo lei. Oh, cazzo. Non ride, vaga, dai. Cosa? Chi? Che così, c'è? Così faccio, così faccio pace, dai, vaga, per favore. C'ho da fare. Sta lì fermo, guarda, quello con la maglietta bianca. C'ho estremamente, sono estremamente occupata. Lo lì, guardi, sotto lì. Sì, molto bello, sì, molto interessante. Per favore, dai, signorina. Ma cosa? Dai, questo faccio pace. Salve, signorina. Oh, signore, salve. È fidanzata. Ti ricordi me? No, lei è? Avevo i capelli lunghi. Oh, signore, un attimo che mi telefonano. Controllerai molto bene. Pronto? Pronto? Ciao sexy, dove sei? Ciao sexy. Sono a Paleto, sto arrivando in città. A Paleto? Che fai lassù? Sto facendo il macellaio, sono pieno di polli in tasca. Ma come? Sono pieno di polli vivi in tasca. Ciao Ray! Ma Ray? Che Ray? Ci sono. Ma quali polli, scusami, quali polli? Di che polli parli? Ma che polli? Per i polli. Ho comprato una marea di polli. Dove apriamo il pollaio? Grazie. Non ne ho cibo. Ma scusami, no, scusa un secondo, aspetta. Qui c'è qualcosa che non quadra, perché non dovevamo aprire il noleggio. Sì, ma oggi pomeriggio mi hanno proposto di aprire un pollaio e ho già speso tutti i soldi per il pollaio. Sì, certo, adesso ti sto a credere. Anche perché se arrivi qui con i polli vivi in tasca, io spendo te. E non ci credere, sto arrivando. Aspetta. Certo che non ci credo, finché non ti vedo. Dove sei? Sono al centrale. Penso 3-4 minuti sono lì. Ok, mi trovi qua. Ciao bimba. Ciao. Minchia, l'assembramento, che roba storica. Cioè, Ray, hai visto che roba? Mai in così tanti mi avevano assalito tutti in una volta. Mamma mia, ma allora, neanche il tempo di entrare mi sono saltati in testa in due. Mi sono spostata due passi e me ne è saltato in testa un terzo. Devo mettere un'insegna luminosa, lampeggiante, con su scritto impegnato o qualcosa del genere, perché qua, che miseria, tira una bruttissima aria, ma bruttissima. Aspetta, devo prendere un attimo il telefono, devo scrivere a Truck Dealer. Ma no, ma tipo, ma almeno il tempo di parlare, no? Perché va bene, sei bellissima, come va tutto bene, però almeno il tempo di rispondere, no? Di rispondere con un senso logico, di mettere insieme un concetto. Non si dice tanto. Porca puttana. Roba da togliere il fiato. Oh, perfetto, hanno già sistemato. Hanno già comprato altri camion, altre cose mentre io ero via. Perfettissimamente, perfetto. Cioè, diamo uno sguardo anche al Twitter, mi devo abituare. La concessionaria aerei. Cioè, della serie non sappiamo più come farvi spendere i vostri soldi. Ma soprattutto voi dovrete avere talmente tanti soldi da non sapere più che cosa farvene per volere un aereo. O un elicottero. Bah. Non ho parole. Sono parolacce. Tutti al Galaxy. Dai, aerea!
Ah, il burger shot. Sì, non è... Non c'è... niente di che, però, non c'è... 150.000, se non di più. Oh, ti sei perso le ultime puntate? Oggi mentre eri in RP ti sei perso le ultime avventure di questa povera Crista, che ormai non è più così tanto povera, perché se non sbaglio attualmente dovremmo avere fra io e Jimmy qualcosa come $1 milione in tasca o qualcosa del genere. Fammi vedere se per caso mi ha fatto qualche bonifico, non penso, aspetta. No, ok, io ho 338.000, lui dovrebbe avere qualcosa come 700.000. Ce li ha regalati qualcuno. Ciao Ryuk, grazie per essere di nuovo qui. Ma tu hai idea? Tipo, noi eravamo... Ma? Non so. Ah, pensavo lavorasse qua, scusi. Che cazzo? È Crystal. Ciao Crystal. Salve. So, scusa, mi scusi, l'ho vista qua al palo, che ne so io. Ma... No, mi stavo aspettando. Ah, chiedo scusa. Ma... Jimmy? Dimmi. Ma come cavolo ti sei vestito? Non ti riconosco più. Mi sono dati in affari. Ho capito, amore, ma non ti riconosco nemmeno. Tieni, guarda in tasca. Oh, già. Visto che ho preso... No, non si fa. Bimba. Ascolta, no. Allora, aspetta. Con calma. Necessito di una spiegazione immediata e chiara. È arrivato uno che si chiama Tommaso. Mi ha detto: ascolta, ho una proposta da fare. Quanti soldi hai? Io faccio: guarda, ho 1.000.000. Okay, sei un coglione, non si discono i soldi che hai in tasca, poi? Va benissimo. Guarda, ti faccio vedere un business e tutto, e mi ha venduto un pollaio. A proposito, mi dovresti dare gli altri 300.000 che abbiamo, che gli devo mandare a lui. Col cazzo. Scusami, cosa dovremmo farcene di un pollaio? Dimmi tu. Dobbiamo fare... ormai... Cosa facciamo? Affittiamo polli alla gente che viene in città? Ci potrebbe stare. No, ascoltami, no, io non... Non vorresti andare a cavallo di un pollo? Chiudiamo tribunale allora. No. Andiamo a vedere se c'è questore in polizia. Ma che cavolo di questore in polizia? Scusami, non... No, il lavoro è... cioè, il pollaio è un altro tipo di lavoro, tipo il petroliere, capito? C'è un pollaio pubblico dove tu puoi andare, prendere i polli, macinarli, farli diventare cosce e invassoiare le cosce e poi venderle. Va bene, adesso mi devo altamente concentrare su una cosa, perché qui sennò finisce veramente male, seriamente male. Aspetta, voglio cercare un'animazione per tirargli tipo uno sberlone o qualcosa, perché se lo merita. Dovrebbe esserci tipo lo schiaffo, mi sembra. Eccolo qua. E smettila di farmi prendere questi infarti inutili. Aia. Aia. Aia, quanti me ne devi dare? Aia. Fin quando non l'hai capita, ecco quanti. Dai, dammi un bacio. Col cavolo, te lo scordi. No. Dai. Dai, che dobbiamo andare a vedere in polizia se c'è il questore. Sì. Ti piaccio? Fai cagare. Come faccio a cagare? Non sembro un importante uomo d'affari. Sembri un'importante testa di cazzo. Meno male che qualcuno concorda. Mamma mia, di quanta pazienza che devo essere dotata. Quanta pazienza che mi ci vuole, porca puttana, non lo so io.
Ah, mettimi giù, mettimi giù. Te ne arrivano altre, eh? Mettimi giù immediatamente. Allora non ti tiro giù. No, mettimi giù subito. Appena mi metti giù ti meno. Giù allora, ti meno. Se mi dici così non ti metto più giù, no? Allora mi meno. Sei no? Una merda, sei uno stronzo. Mettimi giù. Mi fai venire gli infarti, poi mi dai anche torto se ti tiro una manata. Pensate in cosa no, mi hai trasformata. Ero un ente violenta e ti ho anche picchiato. Non me ne hai data una. Mi hai riempito di mascate. Sì, certo. Una l'avrei capita, riempirmi no. Certo, finché non impari, finché non capisci che la devi finire. Quando avrei capito che la devi piantare, allora la smetterò. Sì, sto cazzo. Cazzo di ruffiano. Ruffiano di merda. Fa morire da ridere però. Hai finito, ti prendo ombrellate, giuro, piantala. Se serve a farti passare quello che hai, volentieri. Senti, lasciami stare, andiamo alla polizia dove dobbiamo andare e basta. Ah, mi vuoi denunciare? Va bene. Potrebbe essere un'idea effettivamente, già guarda che siamo che di strada. Che sei tu che mi hai picchiato, eh. Non me ne frega un cazzo. Ok. Noi vediamo cosa ne pensa la polizia. Vediamo io cosa ne pensa la polizia di 20 polli in tasca. Ne avessi solo 20. 20 polli da $1,000,000. Ma poi scusa, ma non era il petroliere il business più remunerativo? Ti sei messo a fare il pollivendolo? Li sto provando tutti. Ah. E sembra che i polli siano un pelo più veloci da fare, ma redditizi quanto il petrolio. Avvisa almeno, eh. Oggi sono andato, dopo che tu sei andato a fare le tue commissioni, io sono andato in polizia. E non c'era nessuno con cui potevo parlare, mi hanno detto di tornare dopo le 9. Ecco. La chiesa, andiamo a vedere il processo. Il processo? Tutti in tribunale, la chiesa contro lo Stato. Ah sì? Andiamo. Corri. E naturalmente schiaccio i bottoni sbagliati. Da che parte? Gli attacchi e ombrelli di corsa. Da che parte? Dobbiamo andare in macchina. Tra l'altro, cucciola, sto morendo di sete, hai qualcosa da bere? Devo guardare. Non so, c'ho... Sì, per tua fortuna ho qualcosa. Non mi investire! Ci mancherebbe altro. Aspetta. Come cazzo piove tutte le volte? Aspetta, perché c'è il tribunale nuovo, ma non so dov'è. No, tutte e tre no, aspetta. Uno. E poi me le restituisce se gliene do troppe. Tiè, ciao. O chiedi, non lo so. Prega. No, non si è messo nei casini, Oriuk. Krista e... Provato. Krista e... Ah, vai qua. Krista e Jimmy hanno ricevuto il regalo da... Da un magnate $1,000,000 per avviare la loro nuova attività. L'attività in questione, così come l'abbiamo pensata, sarebbe metti un noleggio mezzi macchina, per chi. Cosa? Lascia il coltello in macchina. Ah, già. Ma non ce l'ho più, mi era sparito. Ah, posso. Vado a chiedere dove si può parcheggiare. Io intanto mi metto al riparo, scusassero, ma. Come piove, maledizione, sì? piove. Dove si può parcheggiare? In fondo a ci ha preso per i vigili. Ma manca lui da spostare. Sto chiedendo dove posso parcheggiare. Mamma mia, se piove. Ok, stavamo dicendo, mentre io sono all'asciutto. Provi qua dietro. Che mi asciugo bene. Stavamo dicendo che... Qua. C'è una svolta qui a destra. Ah, ok. Stavo dicendo che ci hanno regalato $1,000,000 per avviare l'attività. Dovrebbe essere un noleggio mezzi per chi è magari appena arrivato in città. Non ha abbastanza soldi per procurare. Sì? È lei la proprietaria di quel furgoncino là? Di quel Bison? No. Il proprietario qual è tra quelli fuori? Vabbè, se lo conosce, lo invidia a spostarlo, se no c'è il sequestro. Arrivato.
Jimmy. Dobbiamo andare a parcheggiare. Lo so, vai a parcheggiare, madonna, piove, fammi stare al coperto. Stai attenta però. Stai attenta, madonna, c'è la polizia, santo cielo, che attenta puoi stare. Deve entrare? Un attimo, nel senso, ero venuta a vedere il... Ah! Dimmi. Allora, cioè, mi dica. Bella, vero? Appena mi verranno le parole. No, quello che ti dico successivamente no. Armi. Salve. La chiesa contro lo Stato, no? Non c'è... Anche picconi, queste cose qui. No, l'ultima volta non avevo... Anche maceti? Armi okay. Bianche. Dicevamo, $1,000,000 in regalo per avviare l'abilità dovrebbe essere appunto un noleggio di mezzi per chi è appena arrivato in città, quindi roba economica, solo che dobbiamo ancora stabilire una tabella che funzioni in modo da rientrare dei costi dei veicoli comprati e magari arricchirci con i noleggi. Un secondo, chiedo autorizzazione al giudice. Ok. Ma Sbloss che fine ha fatto? Bimba, non mi hai detto se avevi qualcosa da bere. Ti ho dato? Non ti ho dato? Me l'hai data? Sì. Ah sì, sì, me l'hai data. Buongiorno. Grazie. Non me ne sono accorto. Vabbè, se te lo sono. Sbloss faceva un po' di più. Porca trota. Come funziona qua? Fate la perquisizione e poi potete entrare. Sì. Ok. Lei si era già detto, giusto? Sì. Perquisizione lo stesso. È uscito fuori comunque. Era già dentro del... Cazzo c'entra l'uomo! Sì. Cazzo di porta. Salve. Sera. Salve. Aspettate. Dobbiamo devo avere far parte della giuria io. Ok, sì, ma non tutti qua, ragazzi. In fila, per favore, in fila normale. Scusa. Ok. Autorizza una perquisizione lo stesso, visto che... Stavo chiedendo invece come mai non ha letto. Gente che scavalca i cordoni, ma sì. Tanto siamo solo in un tribunale, che vuoi che succeda? Giuria. Anch'io. Bimba, dobbiamo aspettare fuori. Ah sì? Va bene, diciamo. Non a prenderci un po' di pioggia gratis. Vabbè, qua no, è riparato da nessuna parte proprio. Esatto. Un'altra doccia gratuita. Preferivo quella a casa di John Wick, eh. Devo dire. Non fare quel nome. Ah no? Ah, ha detto che non dobbiamo... che potrebbero poi raggiungere noi, roba del genere, no? Dobbiamo far finta di non conoscerci. Ah, bene, ottimo. Si vede che mi era sentito questo dettaglio. Gli ho chiesto se veniva qua, ma mi ha detto, ma non ti ricordi cosa ti ho detto oggi? Io, no. Ecco, bene, allora non sono l'unica distratta. Lo sai l'effetto che mi fai? No, dai, davvero, a parte gli scherzi, come sto vestito così, male? Sì, signore. Non lo so, è che sembri un gangster più che un uomo d'affari. Forse è un po' esagerato, eh? Ma infatti dalle parti mia un uomo d'affari era un gangster. Poi, cioè, da gangster diventa uomo d'affari e diventa così. Poi l'aggiustiamo, eh? Anche io dovrei cambiarmi, anche perché prima mi hanno scambiato per una bottona. Lo so, è lì il signore. Però sinceramente io... Cioè, io personalmente l'ho presa come un complimento. Ah, grazie, eh? Cioè... Nel senso che sei bellissima. Sì, d'accordo, però non... Cioè, se sembro una che batte, sarà il caso di coprirmi, eh? Sì, direi anche a me, ma cioè, improvvisamente mi ha dato fastidio il vestito che hai, sai? Ecco. Prima mi piaceva tanto, ma adesso lo odio talmente tanto che... Dopo lo cambiamo, dai, metterò toglielo. Qualcosa di un pochino più coprente, No, odio sto vestito, toglielo proprio. No, che toglielo, sicuramente non qui, non adesso e non sotto la pioggia, né in mezzo alla gente. Scusi Luciano, ma è possibile una situazione di questo tipo? Secondo me fare il pollivendolo qua non è che ti fa bene. Scusate, mi lasci da solo. E ti lascio da solo, ma insomma, devo anche informarmi sui provini che ci sono in giro, cioè non posso, io devo seguire il mio sogno un pochino. Hai ragione, perdonami. Poi lo sai come sono i produttori, se c'è una femmina, se c'è una donna in lista non vogliono che sia accompagnata. E tanto se fanno perché, i maiali... Perché non vogliono che sia... indovina, e tanto se fanno i maiali io torno a casa, quindi non c'è pericolo. Non voglio che vai ai provini.
Cioè, non accompagni... Aspetta. Ma se tipo ti accompagna una donna? Vabbè, non penso che ci siano problemi. Fatti accompagnare da Elettra. Avrà anche lei da fare i suoi, mica solo io, eh. Vediamo se ci fanno entrare. Proviamo. Anche perché qui più bagnata di così ormai non penso che si possa. Mi stai sfidando? Forse. Oh signore, non siamo un po' in troppi? Eh sì, mi sa che ci conviene aspettare la prossima entrata. Aspettate fuori. Guardi, noi siamo titolari. Che eravamo i primi, cazzo. Qui finisce che la perdiamo, sai. Ma non è che mi rompono il cazzo perché c'ho una fattoria intera in tasca, vero? Una? No. Ma guarda, aspetta, sai guardarmi in tasca? No. Ah no, aspetta, forse sì. Siamo troppo pochi. Sì, sì, aspetta. Sì, pieno di polli. Cavolo, sembri la polleria astigiana ambulante, non lo so. Secondo me se ti pretendi al Burger Shot ti assumono in Stanau. Ti eleggono un rappresentante dell'anno. Forse lei non ha capito. Minchia. No. Minchia pagliaccio, come stai? Ho un'idea brillantissima. Gang. Sono al tribunale che voglio vedere lo Stato contro la Chiesa. Il derby. Se c'è un prete dopo gli chiediamo il numero. Eh? Abbia pazienza, si vergogna. No, c'è stato chiesa. Sono fuori. Sono qua vicino alla tipa con il vestito rosso. Quindi ora noi entriamo. La tipa. Ma se lei conosce. Mi ha attaccato il telefono in faccia. La tipa. E cosa devo dire? Vai. Comunque è stato contro chiesa, se c'è un prete glielo chiediamo il numero, eh. Assolutamente, sono venuto qua per questo. Esatto. Madonna, mi leggi nel pensiero. Madonna. Io non mi faccio toccare da nessuno. Noi non siamo perquisibili. Volevo dire che mi è venuta un'idea brillante. Oh. No, sento. Idea. Ma ti sento pagliaccissimo proprio. Ma come stai correndo col telefono? Io sono col cappello. Ma sei quello lì? Ciao. Confermo. Guarda quanta gente. E allora ci va il main. E dove sei? Ah, eccolo qua. Arriva. Come si divertono i bambini. Noi intanto possiamo chiacchierare. Mi è venuta un'idea, adesso appena viene qua gli dico che con tutti questi polli possiamo aprire. Eccolo qua. Come stai? Non mi ascolta. Salve signorina. Salve. Sono venuto a vedere se si tirano schiaffi volanti. Speriamo che ci sia. Sto dicendo che volevo proporgli di aprire un KFC. Andiamo a vedere se ci fanno entrare. Non fa di bordello che vi spacca. Senti, aspetta un attimo. Io avevo avuto un'idea. Sai con tutti i polli che hai in tasca? Sì. Stavo pensando che forse potevamo aprire, sai, uno di quei ristoranti, non so se li hai mai sentiti, KFC. Gai. Secondo me rende, no? Sì, certo, rende tutto. Ma se mi date un po' d'acqua che sto morendo. Ce l'hai qualcosa da bere per lui tu? Ah, sì, aspetta. Io non ho niente. Ci penso io, aspetta. Grazie signorina, capelli rossi. È Crista, eh? Non ho capito. Crista. Ah. Povera Crista. Forza, girare con me. Povera Crista, davvero. Mi conosciamo. A sopportarti sicuro. No, è bravo ragazzi. Ma la cerimonia ce la può fare lui. Ma tu mi cambi sempre il numero, bastardo. No, perché? Gira questo qua, diciamo pagliaccio e non rispondevi. Pagliaccio no, bastardo. Questo qua ho solo di numero, solo che mi hai chiamato. Questo qua.
Enco, te l'ho detto. Pronto? Ah, ma allora sono un cretino io. Ma chi è sto scemo? Ma chi è quest'altro? Ma tu hai due numeri. Ah, io uno ne ho. E questo? Ma allora sei tu. Pronto, dice ma pagliaccio. Ma mi hai salvato lo stesso numero con due nomi? Uno scemo pagliaccio e l'altro scemo. E chi è il scemo? Bastardo pagliaccio, uno. Scemo l'altro. Andiamo a fare bordello, dai. Andiamo a fare bordello, zio. Posso fare bordello con il mio amico stasera? Ma sì, va benissimo. Basta che non lo fai all'interno del andiamo tribunale. Andiamo a farci arrestare. No, faccio restare. No. Non prima di aver avviato l'attività. Andiamo a fare i pagliaccini, dai. Quindi dopo che abbiamo avviato l'attività possiamo... Sì, perché dopo avrò una fonte di reddito sicura. E magari se devo pagare la cauzione ho i soldi anche per farlo, che dici? Cioè, guarda, zio, guarda dimmi, che ti passo. A te ti hanno controllato? Non ancora. Aspetta, come ti ma chiami? Non ho... Ecco qua. Gang. E adesso cosa faccio? Te lo metti nel culo. Grazie, vado subito. Caso... La vado a mettere in macchina. Ah, bravo. Due imbecilli. Io ho detto un'altra cosa, non ho detto che non voglio essere perquisito. No. Sta già c'è già qualcuno dentro, fa casino. Le maestre sono a posto. Qui mi sa che gli schiaffi volano molto prima che arrivare dentro il tribunale. Già all'ingresso sento aria di maretta. Non lo so, c'era il mistero che blocca la la cosa qui. Ti è di Guerrero, te levi davanti al cazzo. Lì Dana, sogliò. Me levo. Dana, te, quello là. Allora, signori, potete entrare, detto dal giudice. No, giudice. Deve uscire. Permesso. Esca con me. Venite, va. Venga, gente, venga che le spiego la situazione. Se libe, se n'è andato Re Mysterio, opla, c'è dentro. Gente. Eccoci qua. Io sono col signore. Cioè qui continua ad arrivare gente, continua a riempirsi l'acqua. Non so neanche se entrare o no. Oh, già sembra meno un gangster fra cappello e occhiali. Io non so voi come cosa si è controllato. Mi può dire se... Controlla la temperatura. Cosa controllano? Fammi capire, quanti peli del culo c'ho? Fammi capire. Sicuramente più che in testa. Ma non ci sto. Che pezzo di merda, guarda. Sei tu quello che ha detto prima che è bravo, eh? No, è un pezzo di merda, ma è bravo, dai. ma se prima abbiamo fatto qualche soldo, no? Fra la miniera, il petrolio e tutto, ci siamo dati un sacco da fare, abbiamo messo da parte un sacco di soldi per aprire un'attività nuova. Io sono andata a fare commissioni, torno e mica mi ha detto che si è comprato un pollaio con tutto $1 milione, ma stiamo scherzando. Il pollaio l'ho detto io di comprarlo. Vedi che è stato lui, vedi che te l'avevo detto io, che c'era qualcuno che mi ha detto di comprare il pollaio. Adesso vi picchio a tutte e due. No, a me piacciono i polli. Dagliene un po'. Lo vuoi un pollo? Certo, zio. Ma vi... Scusi, può venire gentilmente? No, dove? Chi io? Ma chi? Chi deve venire? Quale? Siamo in tre. Chi, ma chi è che ha parlato? Ah, stavano parlando dentro. Ah, ok. Mi sembra questo qua, il carabiniere. Cacabicchiere? La maschera si deve lasciare. Posso. Tieni. Ma posso. Ma basta, dammi. Vado a mettere in macchina. Bravo. La tolga. Ma deve riposare in macchina. Sera. Oh. Mi sente? Sì. Buonasera. Vai. Muoro. Vai. Sono stanca, era ancora un pochino raffreddata, quindi non abbiate pietà. Non, dov'è la fila? Non brillerò. Deve togliere la maschera, vai. Metti la maschera e togli la maschera. Metti la maschera e togli la maschera. E se non la metti in strada ti fanno la multa. Ok, a posto, l'ha tolta. La posi e dopo puoi entrare. Io c'ho la mascherina della disinfestazione là. Oh signore, posso andare? Dici che possiamo entrare?
guarda che coda. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Oddio, è già molto smaltita rispetto a prima. Che facciamo? Andiamo. Mettiamoci in coda. Minchia, scemo. Aspetta. Ma ora posso entrare. Grazie, signori. Prossimo. Ma okay, aspetta, rispettiamo la fila. Qua. Ci si prova. Sono un bel po', signori. Bene, sì, ok, no, io con i miei amici stavo parlando. Bimba, ti fai perquisire dalla poliziotta, vero? Sì, certo. Vai, controllate, perché io non c'entro niente. Venga, bandana blu, da posto. Allora, arrivederci. Ci vediamo domani. Che buono. Oh, ce l'hai la macchina. Poi ti dico. Mi avvicino. No, aspetta, devo posare le armi bianche, Non me le metterei nella macchina. È la signorina, mi deve. Mi hanno preso tutto. Allora, aspetta un attimo dietro che. Perché? Vabbè. Che sono scemi pagliacci. Siamo qua aspettando la signorina adesso. Da un uovo, ma lei sta scherzando. E allora, vado un attimo dietro. Sì, un uovo, perché. Allora vada dietro e aspetti. Vada dietro e faccia passare i. La testa di uovo. Si può Gavi 3-1 e mezzo che sarà in giro. Mamma mia, che cazzo che faccio. Si mette un attimo da lato. Signorina. Signorina, io a lei. Ciao, biondino, frate. Vieni qua. Una volta che lei esce. Aspettiamo un pochino la bandana. Che cazzo fai? Non sento niente. Andiamo in casa, scemo. Cosa? Si può? Vado fino all'altro. Pazienza finita. Posso? Pazienza. La pazienza è finita, schiaffi tutti. Beh, io ti bugo. Io non sto capendo nulla. Signorina, vada all'altro metà del terzo che trova la collega. Ok. Ma io la conosco, sì. Mi pare. Posso passare la di Vittoria? Vittoria a chi? Ok, no. Io sono controllatissimo. No, tenga le mani alzate, signorina. E io che mi faccio controllare? Destra o sinistra? Vittoria a chi? Si giri, signore. La signorina quella con i capelli rossi. Luke. Ragazzi, giochiamo allo specchio. Ma chi? Uno dei poliziotti. Non ho capito, dove passa? Signorina, tocca a me. Signorina non può entrare. Può venire con me. Che? La tonica di benzina, deve posare. Ma c'è santa. Senta, gliela do a lei la tonica di benzina. Che faccio? Perché non la voglio io, non so che farne. La vado a posare. E vabbè, la butta. Aspetta, forse ne ho una anche io. A posto. Tenga. Mi sente? Ma chi? Un attimo, aspetti qua. Qual è? Non lo vedo. Era la mia, non era di lei. Salve. Saperlo passare. Beh, posso passare ora? Ecco qui. No, mi sta dicendo di tenerla. Cosa? Ah. Che cazzo alzi tu le mani? Che cazzo ti stanno controllando? No, era per sapere, non è che. Devo? Ma che può prendere la pelle della tanica, se la può pure tenere. A posto. Si giri. Tanto è vuoto. Due pelati. Guardali là, sono già passati loro due, pensa te. Io invece sono bloccata qua dietro sta qua. Vado a vedere. Sale? Guarda come prende il telefono. E c'è, t'ha da mezz'ora che gliel'ho data. E tutti, qua non c'è nessuno. Grazie. Vada, venga signorina. Deve essere requisita da una donna o da un uomo? Da una donna, grazie. Venga le mani alzate finché non glielo dico io. Sì? Vai, fate una fila qua. Colleghi, fateli fare la fila. Oddio, signore! Ha fatto male? Chiamate l'ambulanza! Oh, cavolo! Guarda che morto! Ma che fa? Ride, le tagli lei? Deve passarle. Sì, mi dia un attimo. Tengo le mani in mano, chiamate un'ambulanza. Un attimo solo, vado. Permesso, scusate, ok? Aspetti, venga. Un attimo, permesso? Ok. Oh, complimenti con il tanto per. Ma ne avevo una, perché adesso ne ho quattro? Ma che cazzo di casini hanno combinato? Vabbè. Ecco pure. Ascolta, guarda che ho in tasca delle taniche di benzina, mi hanno detto che devo metterle giù per poter entrare. Ah, buttali lì per terra. Ok, va bene. Me la lasciai davanti. Tieni l'alzate finché te lo dico. Porca di quella polatta!
mi si è fottuta l'inquadratura. Dai capelli. Non ho capito. Bei capelli. Grazie, mi sa che abbiamo gli stessi capelli. Ma porca puttana. Ragazzi, porca. Piantata, almeno che se dobbiamo fare qualcosa. Vada, ecco scusa. Qua, ecco qua. E ora? Mostro. Qua, qua svengo io. Salve, di qua, di qua, signore, un attimo solo. A posto, vada. Grazie. Ci venga, signore. Ah, ok. Di qua, di qua. Lo sai che anch'io sto morendo di sete assai, sai? Tutti. Ma cos'è successo qua? Con il botte tutti. Sulla buona strada. Lei, ah sì, questo non aspettava. Ecco, non credo. Questi due signori li ho visti cadere lassù. Stavo dicendo, non credo sia il caso di fermarsi a guardare comunque. Tanto non possiamo essere di nessuna utilità. Che qua, uomini e donne, non ho capito. Si è visto. Rosa di sera, no, si dica. Ti tenevo a rilasciare qualche dichiarazione. Noi dobbiamo arrivare di là. Se. Lo so. Prendo appunti. Gentili signori, si infilino. Siamo molto fiduciosi. Ah, no, è la giuria. Quanto è successo, siamo quasi convinti che ce la possiamo cavare. I nostri ragazzi sono scesi bene in campo. Curva sud. E speriamo che ancora una volta la verità vinca. Fare commenti, ragazzi. Grazie. Quella okay. La suora? Bella. Ma che è la suora? La moglie del prete? Quella con i capelli biondi? Ah, ho capito. La moglie del prete. Ma non è male. Sì, so, magari così. Ah, ecco! Oh, finalmente abbiamo individuato forse un prete. Signori, signori, per cortesia, o state in piedi o vi sedete su sulle poltrone. Si deve andare direttamente. Allora mi sono in piedi. Ah, se poi ci si può sedere lì? No, là no. Ok. Ma questi invece anche di qua, o se no rimanete in piedi, ok? Mi sa che rimarremo in piedi. Ah, qua, no, in piedi. Chi sarebbe? Ce n'è, per terra, ma nel senso, dove siamo? Ah. Io sono in mezzo al ca. Non c'è, cioè, non basta causa, non sapete? Non lo so. Come mai si tarda così tanto? Sì, stiamo aspettando. Aspettiamo. Ciao. Oh. E pure secondo me. Sì, sì, si sentono le voci, eh? Se sono i paparazzi, non lo so. Io prima le sentivo. Io sto morendo di fame, non c'è niente. Comunque la signora del prete, una bella signora, elegante. Si tratta bene, prete. Ma chi è il prete? Qual è? Che ne so io, quello con la... le treccine, secondo me. Che ne so, quello che parla un po' strano. Ma quando pare erano due. Ah, no. Cioè, ah, rabbino, non è un prete. Da. Qual è l'avvocato? Quello che sta seduto lì? Non lo so, non conosco. Giudice Don Rocchio, no, ancora. Mi dica quando c'è allora Don Rocchio. Aspettiamo un attimo. Prego, Luciana, ci siamo, prego. Ci siamo, signor giudice. Buono sto caffè. Perfetto. Caso 0042. E sapeva la cosa là dietro. Il distributore. Chiesa contro Stato. Prego, può iniziare giustamente l'avvocato da parte di Don Rocchio. Sì. Esponendo il caso. Prego, si avvicini. Sì. Don Rocchio. Si sente piano, eh? Sì. Si sente basso, sì. Signorina, vuole che gli lascio il posto? Se avvicini un po' di più. Quella è quell'altra signora.
non la sento, io la sento bassa. Da vicino non si sente. Sì. Venga a trascrivere giustamente la mia tutta verbale qui e lascio il posto alle signorine lì sotto, così la possono sentire tutti. Prego, Alfred. Prego, prego, Luciano. Sieda qui, prenda la penna. Qui mi sentite? Sì. Sì. Prima. Sì, sì. Sta a posto, sta a posto. Allora, inizio, signor giudice. Signora Urli. Lo sento. Prego, signor giudice, la giuria non sente da qui. Giuria non sentiamo. La sinistra accende. Anche noi. Parli, parli, signora. Si muove in mezzo, esponga i fatti. Sento un po' disagio, perché allora, dire signora, ma in realtà... Allora, faccio una premessa prima di partire, signor giudice. Tranquillo. Prego. Io... Non si sente. Urli. Sono riabbandonata. Urli. Una cosa del genere, signor giudice. Un cazzo. Prenda il megafono. Dove lo prendo questo megafono? Alla, dal giudice. Ripeto. Premetto che io, Luciana, Don Rocchio e Don Carità. Sentite. Siamo stati investiti dallo Stato Vaticano. Sì, sì. Piano piano si sente. Nell'esercizio delle nostre funzioni, quindi qualsiasi violazione della nostra libertà è chiaramente un reato. Tutta questa premessa, perché ci troviamo in quest'aula di tribunale? Ci troviamo in quest'aula di tribunale. Oh, i signori che... Oh, ma... Perché il giorno 2 novembre io e i miei assistiti, questo è pazzo, ossia Don Rocchio e Don Carità, a posto, lo zio. Fred, metto tutto a verbale. Essendo andati sì, fuori sì. Città per un viaggio diplomatico, al rientro siamo stati bloccati al confine da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi, per tale motivo, che chiediamo che lo Stato risponda di questa grandissima violazione che ha fatto nei nostri confronti. Una violazione morale, una violazione... diplomatica anche tra stati, perché lo Stato Vaticano è uno Stato, come lei sa, una violazione etica. Ma chi è quella persona che sta lì al centro? Oh, lei. Un Re Mysterio, è venuto. Che prego, ma avvocato, veramente, perdoni, sti ragazzine. Davanti si mette. Rey, ma qual è qual è Luke che stai bravissimo, dicendo? Bravissimo, maestro. Oh, ostruisco il passaggio alla signorina. Ah, torni indietro. Mantenga dei termini consoni. Sì, sì, lo so, ho ragione, solo sono molto scosso in seguito a quanto accaduto. E dunque c'è stata una grave violazione nei nostri confronti, morale, etica, deontologica, diplomatica, chiaramente violazione legale. Ed è per questo che noi vogliamo che lo Stato risponda, ed è per questo che ci troviamo in questa sede, signor giudice. Siamo stati bloccati per sette lunghi giorni, a stento, bevendo e mangiando, e sottolineo a stento perché siamo stati trattati in condizioni disumane, roba che dovrebbe intervenire l'ONU per il trattamento che ci è stato riservato, una mancanza di rispetto alle istituzioni religiose in una maniera abominevole. E oltre chiaramente questa parte, giusto? La sospensione delle nostre attività che avevamo da fare. Ah, ecco, sentivo una voce familiare. Quella è una delle. È una delle cameriere del. È stato vicino. Arrivano questi. Qui la festa, eh? Ma adesso che mamma mia. Ma perché tutte le volte che capito da ste parti succede un casino? Alex, era già successo da un'altra parte una roba del genere. Non mi ricordo né dove né quando. Ciao, la sola. A destra e a sinistra, abbastanza intuitivo. A destra e a sinistra. Ah, ecco qua. Ma dipende, aspetta, io sono così, la mia che sinistra è destra. Non fa regola. Aspetti, la mi scusi, passare. Lei è un sacco alto, io non io non sto sentendo più niente, lo sto sentendo. Sono passato. Okay, grazie mille, ci sarò meglio. Ghieti, si sente niente. Sa che faccio il sposto. Per
farebbe un po' un favore, così non volevo disturbarla. Non si sente. Tranquilla. Ma va. Ecco qua. Se fai il giudice, mi sento seduto. E beh, che vuole fare? Proseguo, signor giudice. Se mi è permesso. Prego. Visto che sembra che neanche questo mi sia permesso raccontare i fatti. Dunque, oltre a quella che è una violazione, che c'è stata a livello po' di vento, morale, etico, po' di pioggia e quant'altro, c'è stata successo, anche una violenza fisica, perché le ricordo che il sequestro di persone è un reato gravissimo, signor giudice, su di me e sui miei assistiti, ed è per questo che poi io concluderò con la testimonianza, che chiamerei a testimoniare Don Rocchio. Rocchio? Che cazzo di nome? Ecco, Don Rocchio si avvicini al banco. Vada, Don Rocchio, vada! Coraggio! Don Rocchio delle pere, forza! Da vada, poi si segue. Ma che sì, grazie. Oh, cos'è che c'è nell'altra stanza? Recitare la frase. Una rana. Vada, Rocchio è una ranocchietta. Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che no. La verità, dica lo giuro. Giuro. Potrebbe essere il contrario. E urlare, signore. Allora, se dovete sì. Fare i simpatici, state zitti, per favore, o ben uscite. Silenzio, per favore, grazie. Ne devono essere tre. Ce l'ha fatta. L. E tu non ti sente più. Uno, due, tre, prova. Rocchio, non esiti. Microfono. Presidente, è un po' scosso. Avvicinategli il microfono, avvicinati. Lei non si rende conto della gravità della situazione che abbiamo affrontato. Don Rocchio. Alfred, stai continuando a mettere tutto a verbale? Don Rocchio. Sì, non vedi come scrivo. Perfetto. Don Rocchio. Ma che succede? Stiamo perdendo. Eccoci, forse è meglio. Sì, decisamente. Va benissimo. Allora. Prego, vada avvocato. Don Rocchio. Ci puoi raccontare come sono andati i fatti quel fatidico 2 novembre? Fatidico. Eravamo di ritorno dal nostro viaggio e lo Stato qui presente ci ha ostacolato. Non l'ha messa. Luciana e Don Carità. E ci sono state adoperate violenze costrittive che non ci hanno permesso di esercitare le nostre funzioni e ci hanno trattenuto per una settimana. Hanno violato la nostra privacy e non potevano, e per di più hanno più volte fatto battute sgradevoli. Obiezione, signor giudice, è stata posta all'attenzione di questa città. Signor Don Rocchio, in qualità di diplomatico, quindi di soggetto avente immunità diplomatica, non può essere citato come testimone. Mi scusi, non no. È testimone, è vittima del processo. Io sono la vittima, forse in questo caso sta testimoniando, signori. Ma devo raccontare non i può fatti. Non devo può raccontare essere i fatti, assistito. Perché il danno mi è stato occasionato e quindi devo raccontare i fatti. Devo ricordare la convenzione di Vienna sottoscritta da questo Stato. La ricordi a quest'aula di tribunale, per favore. Sì. Chi gode di immunità diplomatica non può essere arrestato, non può... testimoniare, non può essere soggetto nemmeno obiezione, signor giudice, visto che il mio assistito prego, al confine avvocato. È stato arrestato, perquisito e sequestrato. Poteva far valere i suoi diritti in quel momento. Certo, vorrei vedere lei far valere i suoi diritti quando ti menano. Adesso sto ponendo all'attenzione della Corte che siamo in violazione di una convenzione internazionale sottoscritta dallo Stato di Los Santos e non soltanto, anche dallo Stato degli Stati Uniti d'America. Obiezione, signor giudice, il mio assistito è una vittima e in quanto tale ha diritto a un giusto processo. Don Carità, consegnami il documento per cortesia. Segnatemi il documento per cortesia, grazie. Don Carità, consegni il documento. Si può spostare, non ci vedo da davanti. Per favore. Io? Ma non sono io davanti a lei. Non lo so chi è, non mi conosco. Oh, giubbino di pelle. Cazzo buono. Signorina non ci vede. So, ascolta, si alza in piedi, no. Qual è il problema? Lei si leva da davanti. Ma lei è proprio uno scorbutto. C'è un po' di spazio? Alfred da Nance. Lo scomposto. Sì, okay. Sono di calcio fuori. Don
Glielo dico a gente, e non ci vedo, questo si mette davanti. Se non si risolve in tribunale dobbiamo andare da Barbara D'Urso, non c'è altra soluzione. Ma che ma Barbara D'Urso, ma che cazzo? Allora, forse sfugge all'avvocato che non sono io, in qualità di diplomatico, obbligato a testimoniare, ma è mia libera scelta. Oltretutto, il danno l'ho subito sulla mia persona e questo in qualità di facente funzioni. Quindi mi spiace, ma non so a cosa lei cerca di appigliarsi, abbia pazienza. Ok. Non sono testimone esterno, sono vittima. Tutti e tre siamo vittime, compreso il mio avvocato. Avvocato e procuratore, possiamo far raccontare la versione alla vittima da quanto si evince da questo documento che mi è stato pervenuto in questo preciso momento da Don Carità. Ovviamente, non avevo dubbi. Continui, Dorocco, sì, grazie. Giudice. Cede, mi perdoni, avvocato. La devo interrompere. Cosa è successo? Il ragazzino voleva entrare qui insultando la polizia. Mamma mia, questo è sempre in mezzo. Ha fatto bene. Ragazzino, come ti chiami? Greg. Non vedo niente. Sto agente sempre in mezzo, cazzo. Non lo vedo il bambino. Qual è il ragazzino? Io non lo vedo. Dov'è il bambino? Ma è il ragazzino. Anch'io vedo. È vestito di nero. Oddio. È vestito di nero. Ma è un vecchino qua. No, è bravo in etica. Perfetto. Dov'è il ragazzino? Grazie mille, giudice. Io non vedo nessun bambino. Sì. Grazie del follow. Ma che cazzo? Ah, ecco cosa devo modificare. Devo modificare la durata delle notifiche perché non riesco a leggere i vostri nomi. Adesso lo faccio mentre siete online. No, io devo iniziare con le domande visto che siamo stati interrotti con un'obiezione. Prego, che non aveva né capito. Obiezione? Una domanda visto che è stato interrotto. Può per favore raccontare cosa è accaduto? Sono bravissimi, però viene troppo da ridere. Il 2 novembre, gentilmente, grazie. Metto in risonanza ciò che ha detto Luciana in precedenza, che siamo stati vessati dal giorno 2 novembre ad oggi, impossibilitati ad accedere in città. Che è successo? Che saprà lei, titolari di immunità, non potremmo essere controllati in alcun modo, e invece ciò è stato fatto. C'è stata inibita la funzione di esercizio delle nostre funzioni, quindi questo è un aspetto gravissimo che al di là di questa sede tuteleremo in ben altre sedi. Vi ricordo che voi avete un consolato presso la nostra sede. Sicuramente la situazione non volgerà al meglio. Okay. Allora. Grazie Don Rocchio. La prego di tornare a sedersi e chiamare qui. Don Rocchio, avvocato. Sì. Un momento. Dato che fondamentalmente è stato concesso, secondo documentazione presentata da Don Carità, il procuratore, se vuole porre qualche domanda, può farlo, è liberissimo. Quindi procuratore, se si vuole avvicinare, porre qualche domanda a Don Rocchio. Esattamente. Pria, vostro onore. Ecco. Allora, Don Rocchio. Oh, guarda che non è qua. Giustamente lei narrava all'attenzione di questa corte di essere stato sottoposto a un fermo da parte delle autorità locali e ad una perquisizione senza valida motivazione. Conferma? Cazzo di via vai. Ok. Ora vorrei porre alla corte questa attenzione. Considerato l'operato di questa autorità giudiziaria e l'operato esecutivo della polizia locale, controllando, non risulta assolutamente niente dei fatti da lei raccontati. Quindi io mi domando, cioè, al fine di sostenere questa sua dichiarazione, ha delle prove da mettere alla mia attenzione e porre anche all'attenzione della corte? Tutta la documentazione è stata consegnata a Don Carità, che in questo momento l'ha fra le sue mani, e in più c'è la testimonianza nostra. E guardi, per 7 giorni noi non siamo potuti entrare in città. Sarà responsabile qualcuno di questo atto, giusto? Questo lei... siamo d'accordo, ma lei vuole imputare di un, come dicevate voi, di un sequestro di persona, a vostro dire, polizia locale, quando effettivamente a trattenere la sua usi bene le parole, usi bene le parole, nessuno ha parlato di sequestro di persona.
Il suo avvocato si corregga. Il suo avvocato si corregga. Il ma suo io... avvocato ha parlato di siamo stati sequestrati per sette giorni, nel senso stati che non ci trattenuti, esatto, senza valido motivo. Conferma le parole dette dall'avvocato, sequestro di persona, controlli? Controllo, sì, confermo. Ok, confermato, possiamo continuare, prego procuratore. Benissimo. Scusi signor giudice, obiezione. Se la trattengono sette giorni, non la fanno entrare in un paese, non la chiamano sequestro di persona. Coca-Cola. Come lo chiamerebbe lei? Considerato che siamo diplomatici. Che siamo diplomatici. Direi proprio di sì. Ok, grazie signor giudice. Sì. Sì. Niente, le notifiche di Twitter me le ho tenute. Dicevamo, hai provato a farsi in quel momento assistere da qualcuno per capire la situazione e il motivo per cui eravate detenuti in aeroporto? Ci sono stati negati tutti i contatti, tutti quanti i contatti. La signorina qui è stata derisa più volte e se vuole, a mio parere, non siamo stati ascoltati perché probabilmente lei le ha chiamate autorità locali, in realtà sono autorità doganali, si sono presi gioco del nostro aspetto e del nostro credo. Quindi, se permette, noi ci sentiamo offesi come diplomatici e come uomini. Ok, per quale missione diplomatica vi trovavate in loco? Abbia pazienza, ma queste sono informazioni che a lei non competono. Il procuratore ma stiamo sta scherzando. Informazioni che non competono alla sua autorità. Questa accolta, procuratore, per cortesia, si attenga alle prove presentate al caso. Grazie. Ma io ho bisogno di sapere se i signori effettivamente agivano come agenti diplomatici oppure come normali civili in quel momento. Obiezione, signor giudice, il procuratore sta mettendo in discussione l'esercizio delle nostre funzioni? Obiezione accolta, procuratore, è ovvio che si trovano lì in funzione diplomatica, con immunità, prego. Obiezione, mi scusi. Avvocato, per cortesia, si sieda. Sono agitata. Procuratore, prego, può riformulare la domanda? Mi dia un attimo. Vuole posso aiutare il procuratore? Domanda. Non si occupi. Durante questi giorni dove siete stati tenuti? Alloggiati presso una stanza, credo, perché è ciò che abbiamo visto per una settimana, all'interno dell'aeroporto, senza la possibilità di avere alcun contatto con l'esterno. Tutti i nostri bagagli sono stati visionati e non so, oltretutto, se manchi qualcosa, perché non abbiamo avuto modo poi di controllare, visto che abbiamo chiesto per direttissima, dopo questo trattamento sgradevole da parte dei vostri colleghi, dei vostri concittadini. E quindi sono molto scosso, francamente, sia io, soprattutto io in particolar modo, e a tal proposito ci terrei a raccontare qua... Scusi, signor giudice. Ho detto ciò che dovevo dire. Ho detto ciò che dovevo dire. No, siamo stati trattenuti in una stanza presso l'aeroporto di riferimento, in cui ci è stato dato da mangiare e bere, sì, ma al di là di questo non ci è stato concesso di dialogare con nessun altro ente che sia di questo stato o del nostro di appartenenza. È stata una vergogna, mai capitato in 30 anni di carriera. Quindi, non c'è mai capitato né a me né a Don Carità. Don Rocchio, lei giustamente adesso ha affermato una cosa, ovvero che vi è stato concesso da mangiare e da bere. So? Sì, pane e acqua, e non sono problemi questi. Il trattamento, che però le modalità con cui ci è stato consegnato il cibo e quindi tutto il trattamento che ne consegue, il fatto di costringerci a stare in un posto per controlli che non venivano mai eseguiti e tantomeno comprovati sotto nostra richiesta, se permette è stato
un momento molto molto forte. Lei è proprio sicuro, Don Rocchio, di non aver avuto contatti né con questa autorità giudiziaria? Oddio, sto sbadigliando pure io. Locale, in particolar modo con la centrale di polizia. Obiezione, signor giudice, sta insinuando che Don Rocchio non abbia detto la verità e non stia dicendo la verità quando ha fatto un giuramento inizio processo. Altrimenti non saremmo stati qui. Il procuratore può riformulare la domanda nei confronti del test? Certo. Rocchio, quindi durante questi giorni siete stati totalmente chiusi all'interno dell'aeroporto, giusto? No, il discorso è un altro. Quando siamo usciti, siamo entrati in contratto con la città, abbiamo scambiato informazioni, in tribunale. Ma purtroppo, considerato che, visto come siamo stati trattati dalle autorità doganali, abbiamo ritenuto opportuno non segnalare nulla alla polizia, che riteniamo connivente, e quindi abbiamo preferito chiedere giudice un processo per direttissima, perché il trattamento che ci è stato riservato non è ammissibile. Scusi Don Rocchio, mi faccia capire. Prima dice che siete stati all'interno dell'aeroporto, poi mi dice giustamente che effettivamente siete usciti dall'esterno. Abbiamo pazienza. Controllare un attimo le dichiarazioni rese precedentemente. Alfred, che cosa vuole sapere in precisione il procuratore? Allora, io ricordo che il signore tutto ha detto messa verbale, non si preoccupi, che sono stati per tutti 7 giorni all'interno tenuti chiusi. Ora mi dice che effettivamente hanno avuto contatti all'esterno. Può delucidare in merito dove si può confermare o smentire ciò che sta dicendo il procuratore in base a ciò che ha messo a verbale, male. Alfred? Magari ricordo male io. Mando. Conferma? Sì, sì, ha confermato. Allora, signori della giuria, io non ho altre domande, però visto che le dichiarazioni lasciate dal teste, sinceramente, con un'espressione volgare e che per farmela passare, fanno acqua, non sono tenute. Mi scusi, obiezione, ma terrei lei a valutare un po' la veridicità dei fatti. Prego, avvocato, un attimo, procuratore. Lei ha dato un'interpretazione estensiva delle parole che ha detto il mio assistito Don Rocchio. Lui ha detto abbiamo avuto anche altri contatti, ma non ha specificato se contatti con cittadini dello stato di Los Santos o quant'altro. Sa di fatto che noi siamo rimasti per tutti e 7 giorni in aeroporto, quindi gli unici contatti che abbiamo avuto sono stati con le autorità giudiziarie e basta. Lei ha dato un'interpretazione estensiva di quanto detto dal mio dato Rocchio. Mi scusi, lei ha detto adesso, e sono parole sue, abbiamo avuto contatti con le autorità giudiziarie. Ora Don Rocchio ha appena ammesso, signori, che non hanno voluto per scelta fare affidamento sull'autorità perché posso dirmi che non è capace a sedersi in linea tutti con giusti tranne me politiche adottate appunto da questo stato. Assolutamente, e da qui abbiamo chiesto udienza al giudice. Ma si poiché rende conto che il suo autorità dice tutt'altro? Poiché le autorità doganali, io lei non ho più niente da aggiungere. Le autorità doganali, prego procuratore, se si vuole sedere. Avvocato, vuole fare qualche delucidazione, vuole dare qualche delucidazione in merito, vuole esporre qualcosa a questa ma corte? Ma guardi, io non capisco come il procuratore non abbia capito la linearità del discorso e della testimonianza. Eppure mi sembra un discorso fatto in un italiano alquanto elementare. Non abbiamo lasciato, l'unica cosa che abbiamo lasciato a libera interpretazione, lui chiaramente l'ha interpretata come meglio credeva, ma rimane una sua interpretazione e dunque rimane un'interpretazione soggettiva. Noi abbiamo portato la fattualità in questo tribunale, abbiamo dimostrato attraverso le testimonianze mie, di Don Rocchio e di Don Carità e attraverso i documenti che le sono pervenuti che effettivamente c'è stata una violazione dei nostri diritti. Se poi ci vogliamo appigliare al fatto che il procuratore con contatti intenda cittadini civili e non autorità giudiziaria, quello.
Si sono mossi. Salve, sono buona mossi. Giornata, arrivederci. Arrivederci, grazie. Salve. Ecco una. Guarda, ragazzi. Bimbo, esci fuori. Yeah, non puoi entrare, bimbo, bimbo, non puoi entrare, minchia. Perché? Ma chi è sta perché signorina, non puoi entrare? Ma okay. Devi aspettare l'intervallo, bambino. Mamma mia, stavo signorina. Dando, sta, mamma mia, signorina, una cosa. Fiorellino. Fiorellino cosa? Che cosa? Scemo di merda. Scemo, scemo, oggi. Fiorellino, Fiorellino, eh? Vedi che è mia cugina, eh? Se mi tocchi mia cugina, fatteno 50 mila persone. Hai capito? Com'era dentro? Cosa è successo? Ma... sotto, cascano tutti. Oh. Scusa, scusa. Oh, agente, scusa, agente, scusa, volevo agente. Baciare, volevo baciare. Oh, ma adesso, io c'ho, adesso caccio le armi io qua, No, no, non le cacciare che ti servono. Ah, ecco. Ciao, cugina del mio amico, scemo pagliaccio. Ciao, ciao, amore. Com'era dentro la situazione? Ma sembra che il prete e un altro, un'altra persona e l'avvocato del prete siano stati sequestrati tipo per 7 giorni. Presso l'aeroporto, ma... che sono usciti chi è? Hai cambiato colore dei capelli? No. Ah, e quindi noi possiamo entrare? Sarà la luce? È biondino, biondino. Vedo un bel moretto davanti a me, infatti non sapevo neanche se era lui. No, guarda, guarda, uno è, uno è, uno è biondo e l'altro è pelato, non so dove... Ah. Vabbè, vabbè, insomma... Dove c'è un moro da qua in mezzo? Dov'è? Questi poliziotti ormai... Vabbè, insomma... Ormai hanno preso il potere, quante macchine ci sono qui? Sostanza, pare che appunto abbiano sequestrato i preti aspetta, aspetta. Quando piove ti va vento, allo svivo stai attento. Oh, ascolta, ascolta. A chi è che deve stare attento lei? Ascolta, 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 vieni, vieni, vieni con me. A chi è che deve stare attento? A me, a me. Salve. Salve, a me, scemo pagliaccio. Oh, 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 dove vai, scemo paglia? Oh, scusi, un po' di... Mio cugino Digna, guarda. Venga, venga. Lo vuoi, gli vuoi $10,000? Sì. Sì? Sì. Lo fai un gioco per me? Sì. Prendi una macchina? Della polizia. Uguale, quella che vuoi, mettila dentro la porta, davanti alla porta, scemi scemi. No. Che se no non entriamo, loro non escono. Yeah, scemi scemi. Aspetta, vediamo. E chiediamo il riscatto per farli uscire. Sono stupidissimi. Io mi metto in galera. Aspetta un attimo. No, io non ho parole. No, è tutto il tempo che siamo lì davanti a fare i cori. Vale. Sì, c'è un agente che mi ha minacciato. Cioè, mi fa. Gli faccio: no, gente, c'è una formica che sta entrando. La schiacci, ecco, è entrata. La gente si avvicina e mi fa: cos'è? Ti diverti tanto? Sì, mi sto divertendo un sacco. E lui mi fa. Ti vuoi divertire dentro anche in galera? Perché mi sta minacciando gente? Io faccio no, l'avverto. Va bene, mi avverte per che cosa? Cosa sto facendo? Si sente preso per il culo dalle mie parole, mi dispiace. No, no, Fra. poi sarà... quanta fatica, quanta pazienza. Non dovevamo andare dal questore, non dovevamo recuperare... Questore è lì. No, Fra, ma che... Lì? Dov'è lì? È lì. Lì? Dove è lì? Padmo, dammi il tuo numero. Sono di nuovo qua. Il questore è disponibile per parlare di altre cose, di altre faccende? No, attualmente no. 6-5? Mi sa che è pure uscito. 27-2. Quindi. Sta dentro? Qualcun altro? Qualcun altro alto in grado? Appena finisce il processo ne parleranno. Anche noi non abbiamo tanto tempo. Dobbiamo chiedere delle cose sul funzionamento dell'avviamento di un'attività. Dell'avviamento di un'attività? Sì, più che altro devo chiedere delle delucidazioni. Signore, delle cose. Arrivederci. Arrivederci. Buona giornata. Chiedi Elena quello che ti ho detto. Dopo che... Un altro in grado può uscire fuori? Io giuro che... No, chiama Rizzo direttamente. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, arrivederci, signorina. Signorina, anche lei, arrivederci, persona che non ho mai visto prima, che mi sta salutando per qualche sono sì, salve. Pasticcio, signorina. Ok, sì. Posso io? Anche io. Sopra il prato verde c'è mi vede? Che per me rappresenta la città. Potremmo parlare 5 minuti per cortesia, avrei bisogno di informazioni sull'avvio di un'attività. Ciccio. Se può parlare, solo che qua è un po' un casinato tutto quanto. Dove stai andando? Dove stai andando di bello? In realtà sarei damigella di una signorina. Sì, damigella. Allora vaffanculo tu e la signorina. Ciao. Dai, almeno una cosa buona riusciamo a farla, bimba. Speriamo. Ok, allora
Le spiego subito, io mi chiamo Jimmy, molto piacere. Piacere, Brazzer. E lei è la mia ragazza Krista. Salve. E siamo arrivati entrambi da poco in città, no? Ok. E stiamo cercando di metterci in proprio in qualche modo. Ho provato a richiedere dei locali, delle cose, ma attualmente non è niente disponibile. C'è una lunga lista d'attesa. E ci è venuto in mente di provare a fare un noleggio mezzi con i nostri mezzi privati e tutto. Volevamo chiedere appunto se fosse possibile questa cosa, dato che i mezzi noi non sappiamo per cosa verranno usati, essere tutelati in qualche modo, tipo darvi il documento di chi ha preso il mezzo, il numero della targa del veicolo, potrebbe tutelarmi in qualche modo da attività illecite. Vi posso anche approvare, signori, però come fatturate? Senza un'azienda, senza un'attività... In che senso come fatturiamo? Se vi pagano tutto in contanti e tutto denaro in nero che entra. La stessa cosa con il conto bancario, vero? E non c'è modo per far sì che questa cosa possa essere fatturizzata. Perché l'idea effettivamente ci sta prendendo a tutte e due, ci stiamo letteralmente spaccando la schiena per realizzarla, quindi... Ok, e provate a farlo e... Provate a chiedere in un biglietto aereo. Prova a mandare un'email ai penianti. Esatto. Esatto, se c'è la possibilità, se vi dicono sì, fate pure, allora fate pure. Poi troveremo il modo di registrare tutto. Se vi danno l'ok loro. Come idea a lei come le può sembrare? Non vorrei smontarvi, signore. No, ci mancherebbe altro, sicuramente più tempo da noi in città. I cittadini hanno tante macchine, soprattutto, come vede alle mie spalle, abbastanza costose. Quindi un noleggio macchine... No, ma non tanto più che, per esempio, un'auto da cerimonia. Sappiamo che il 15, ad esempio, ci sarà un matrimonio, sarebbe carino avere una macchina apposta. Avere un paio di motorini per i primi arrivati in gli ultimi arrivati in città per fargli andare la miniera un paio di volte. Così è una cosa molto carina. O qualche furgone magari un po' più grande per chi vuole recarsi alla miniera e raccogliere più materiale. Sì, così potrebbe essere una cosa carina. Più che altro bisogna... No, dovete assolutissimamente, nel caso, aprire un biglietto aereo perché... Poi è da... Che sì, deve entrare nel fisco. Perché è da economizzare tutto, capito? Cioè... Sì, l'idea infatti ci è venuta in mente ieri sera, credo. E stamattina abbiamo trovato un paio di location, un paio di posti, e oggi pomeriggio sono passato in centrale, ma hanno detto di passare alle 9, ma siamo qua, e quindi tanto non abbiamo fretta, se non è oggi, non è domani, anche fra un mese, non è un problema. Ok, no, quello che vi consiglio, aprite un biglietto aereo e aspettate risposta, perché così in modo da fiscalizzare tutto nel caso, capito? Perfetto, allora appena arrivo a casa che sono comodo, facciamo questa roba. Grazie mille. Grazie a voi signori, buona serata. Arrivederci. Scusi il disturbo. No, via. Mi hanno fatto questo. Sì. Hai capito, no? Cosa dobbiamo fare? Sì, bisogna trovare il modo per riuscire a regolarizzare le entrate. Oh, scemo. Ehi. Sì. Vuoi fare una cosa? Cosa? Una bella spuruzzo. Una bella rapinozza, mi pare. Un po' con lei che tra un po' vado dove vado. No, prendere un po' di fiducia. Ci sentiamo dopo. Sto un po' con lei adesso. Ma è cretino. Ma è stupido. Ma che sta facendo? Io lo adoro, te lo giuro. Io lo voglio come animatore del nostro ricevimento. Dai. Uno che propone rapine. Ma guardalo, minchia, scemo. Lo amo. E ruba macchine. E non solo quello, probabilmente fa tutto quello che gli dico. Ecco, non so quanto questo possa essere esattamente positivo. Tantissimo. No. Scopriremo presto chi ha chiesto il tuo numero del custom. Grazie a lui. No, non gli hanno ancora detto nessuno. A proposito, Bimba. Mi hanno licenziato. Perché? Dal custom. Ah, boh. Mi hanno mandato un messaggio con scritto ciao. Ma
realtà non mi hanno neanche mandato un messaggio. Ho guardato i miei documenti e ho visto che non c'era più il meccanico. Ma... E pazienza. Quanto pensi di stare ancora? Tre quarti d'ora. Tre quarti d'ora? No, scusami, no. Mezz'oretta. Ah, mi stavi stupendo, mezz'oretta. Ok. Andiamo a palmare? Dove? Vabbè, tra un po' smetterà. Se no andiamo... Dove possiamo andare? Vediamo. Vuoi andare in un posto chiuso perché piove? Sì, dai. Fammi pensare un po'. L'ombrello. Fammi pensare a un posto chiuso. Fammi pensare a un posto chiuso. Ti ho portato all'osservatorio? No. No? Vieni. Scusate ragazzi, mi sono alzata alle 5 stamattina. Ma quindi questi preti come sembrano? Preti? Sono persone normali, nel senso uno porta un cappellino strano con dei riccioli pendolato e l'altro è barbuto e pelato, ma senza cappellino. Sembravano persone normali, nel senso gentili. Alla fine si stavano semplicemente lamentando del fatto che sono stati sequestrati in un certo senso, no? Ah, ho parcheggiato dall'altro lato quando sono tornato. Ok, sono stati posti sotto sequestro in un certo senso perché sono stati rinchiusi in una stanza in aeroporto appena arrivati in città. Gli sono stati sequestrati i telefoni, non avevano contatti col mondo esterno, sono stati sfamati per una settimana pane e acqua, gli sono stati sequestrati i bagagli, sono stati aperti e perquisiti. E loro avevano... Perché questa cosa? Ecco, cazzo ne so, non ho mica visto tutto il processo, so che comunque loro si stavano lamentando di sta cosa perché avendo l'immunità diplomatica non era... Ma l'ha fatto la polizia? È lo Stato contro la Chiesa? Immagino proprio di sì. Se non ho capito male, sì. Eccola lì. E quindi niente, loro si stavano opponendo, no? Probabilmente vorranno qualche genere di risarcimento, esatto, sì. Perché fa in 7 anni che passiamo di qua, non è mai stato fatto nessun controllo, niente, adesso improvvisamente veniamo trattati così, ma che senso ha? E piove, piove. E chi è? Cazzo, cambia rotta, andiamo al track dealer. Chiama prima. Sì. Intanto metto là. Pronto? Sì, buonasera, concessionaria camion, aveva bisogno? Sì, siamo qua fuori, vorremmo comprare un camion, un furgone, qualcosa. Ok, se avete pazienza sto arrivando. Tra quanto? In 5 minuti. Più o meno. Avete tempo? Sì, vabbè, aspettiamo qui. Ok, arrivo. Va fra poco. Ok, a fra poco. Vogliono comprare un camion? Facciamogli comprare un camion. Ma va, facciamoglielo noleggiare, compralo tu. Che scemo, non posso fare queste cose, devo parlare con Electra. Adesso quando vai a nanna, mando questi mail qua, vedo cosa mi rispondono poi. Oh, ok, perfetto. Tanto ci vorrà qualche giorno, credo. Va bene. Tanto non è che abbiamo fretta, nel frattempo mettiamo in parte qualche altro soldo. Possiamo comprarti la macchina nel tempo. Ok, allora poi magari domani andiamo a vederla per bene. A proposito, dammi l'IBAN. 184. Sì.
E niente, ormai sono diventata la cassa, né? In pianta stabile. Quanto hai? Porca puttana, aspetta che controllo. $1,000,000 e $28,000. Come ci si sente milionari in 2 giorni? Mi tremano le gambe. Mi dai un bacio? Ma. Ti ci seppellisco di baci, mamma mia. Uffa, non mi risponde. Oddio, che pollo. Ma chi? Cosa? Non mi risponde John. Che cosa hai bisogno? Gli volevo dire sta cosa dell'email. Vabbè, che l'ho sentito, che l'ho sentito prima di andare verso il tribunale. Vabbè, allora. Ho detto che stava andando la polizia. Vabbè, tu lasciagli un messaggio e poi vi sentirete con calma. Tanto non c'è urgenza. Comunque una risposta dobbiamo ancora ottenerla, quindi non ha senso. Sì, sì, no, chiaro. No, ma perché l'ho chiamato. Cioè, mi ha chiamato lui prima. Prima di che mi vedessi con te, no? Sì. E gli ho detto che stavo andando appunto a parlare col questore perché ero passato oggi pomeriggio alla polizia a parlarne. Mi ha detto ok, quando è fammi sapere. Ne lo stavo chiamando per questo. Giustamente, cioè, lui per ora è quello che ha fatto più di tutte e due messi insieme. Ma è perché comunque non avevamo i mezzi. Adesso che... Ma dici che si offende se lo inizio a chiamare papà? Io aspetterei. Però hai visto, alla fine mi vuole bene, cioè. Sì, io magari, sai cosa, anziché partire in quarta così, chiedergli magari il permesso. Tu mi dici di non partire in quarta? Sì, perché io so come sei, perché io ti ho visto partire in quarta e fortunatamente hai trovato me, perché chiunque altro probabilmente ti avrebbe mandato a quel paese, ma... Bello che spedito anche. Quindi magari io proverei a fargli la domanda, a dire, ma a te secca se ti chiamo papà, così. In amicizia o comunque no, in maniera affettiva. E te lo fai ma dico, scusa, è come se ti chiedessi, scusa, ma ti posso... È come è uguale alla proposta che ti ho fatto, quella di non fraintendere, di passare con me il resto della tua vita, cioè. Esatto, non è fraintendibile, assolutamente no, assolutamente no. Dove stai andando? Al concessionario camion. È indietro? No, avevo messo il punto al garage. Ah, ok. E dove cazzo stanno? Richiamali. Ma richiamo, scusa. Ah, qua c'è qualcuno. Ah. Qua c'è qualcuno. Mi sa che abbiamo sbagliato entrata. Salve. Buonasera, avevate bisogno? Sì, noi volevamo informarci su dei furgoni, camion, pick up, qualcosa. Sì, non avevate in mente qualche modello già? Volevate vederli? Volevamo vederli prima. Allora, qua c'è lo showroom, un attimo. No, se io vi dico un prezzo, voi sapete consigliarmi. Posso sì, sì, il prezzo sicuramente ve lo posso dire. Invece, per quanto riguarda un consiglio, lo vediamo. Venite qui che c'è lo showroom. Quanto avete di budget? $100,000. Quanto? $100,000. 100? 100,000, sì. Vediamo. Vediamo se c'è qualcosa. Anche 150, dipende. Ma sarebbe il vostro primo mezzo? Sì. Allora, 150. Il nostro primo mezzo. Vediamo un attimo lo showroom, allora. Allora, nello showroom non sono disponibili i prezzi, dovete dire a me il modello che vi piace. Io intanto cerco di darvi un'idea di quello che potete permettervi con 100,000 o $150,000. Cosa cazzo, no? Il bel tasto del mouse, ho scelto quello giusto. Costa lo Speedo Custom?
Ha detto il modello Speedo Custom? Sì, esatto. Un attimo. Speedo Custom è 316.646. Ma qualcosa a 150? Stavo guardando, il listino è abbastanza ricco, un attimo. Ah, posso, okay. Posso, amo, posso intromettermi un attimo? Oh, fai, fai per me. Ok, signori. 147.000 e poco più, abbiamo uno splendido di tacos. Il Bison è buono, mi dicono. Il Bison è, se la, ho chiesto se è la vostra prima macchina, perché è la prima macchina di chiunque, è il Bison. Tante tasche, tanti posti a sedere, buona velocità e costa poco. Infatti questo lo vedo un po' tutti. Che guarda, dici, guardatelo, guardatelo, nella categoria van. Vado a vedere, vi dico subito. Nella categoria van. Vediamo un attimo. Amore, sono bravo. Cazzarola. Mi devi fare un corso accelerato. C'ha ragione, quello che costa di meno, 138.000. Ha detto il Bison Classic o il Bison Custom? Il Bison Classic dovrebbe essere quello, purtroppo i... In realtà tutti e tre i modelli costano uguali, signori. Ah, vabbè. Io vorrei il Bison Custom, quello col tettuccio. Sì, allora il totale è 140.822 dollari. Va bene. Prendilo, datemi prendi. Un secondo. Sì? Rista, ascoltami, c'è un cliente che deve venire. Sì? Con questo non spendiamo più niente. Ne ho già qui... Ti faccio fare chiamata commerciale, ti faccio fare magari. Ok, ne ho già due qua, quindi se al massimo, o se lo senti tu, digli di venire già, che sono già qui. No, ti faccio fare chiamata commerciale. Va bene, chiamato. D'accordo, perfetto. Okay. Ok, grazie, ciao ciao. Mi stava dicendo Custom? Quello col tettuccio. Bison Custom? Mi controlli il nome perché se... No, beh, a parte che lo posso controllare anch'io. Andiamo in cassa? Vabbè, il custom, il custom. Un ottimo acquisto, signori, davvero. Grazie mille. Per consiglio, ci serviva. Io sono un po' appassionato di Lancia. Allora, gentilmente avrei bisogno di vedere la patente. Niente. Eh sì. Quanto è bella questa signorina. La patente? Sì. Non ce l'ha? La patente, non so cosa sia la patente, non l'ho mai sentita. Arrivederci signori, non posso vendervi nulla senza documenti. Ah, in realtà ce l'avrei io. Se il veicolo sarà il suo. Non so, deve dire Davide, lui c'ha i soldi che paga. A me serve un documento. Signori, se lo volete subito il Bison possiamo fare benissimo così. E probabilmente lo intestiamo al signore qua, ok? Perché così ha la patente e ve lo portate via subito. Il signore qui presente si fa la patente, che la fa molto velocemente con 3.000 dollari. E se il signore lo sa, lo può aiutare. Sì, sì, sì. E dopodiché ma andate... poi si può ridare la chiave, no? Dopodiché andate al coso dell'usato. Al concessionario usato. Al concessionario dell'usato e fate tipo una sorta di acquisto, ve lo passate. Quanto ci si sarà, paga circa? Dovrebbe essere, mi pare, sui 10.000, non ne so, non lo so il prezzo. Tutti questi soldi io mica rapino le banche. No, ma 10.000 si fanno abbastanza semplicemente, cioè con un Bison e i sassi in un giro fatto all'incirca 17.000 dollari. Sì, con un giro di sassi. Oh. Con un giro di petrolio fate anche qualcosina di più. No, non lo so, ma visto che siamo sempre insieme a sto punto lo assegno a lui, perché urgentemente questo furgone. A più piedi. Che altro perché se siete a piedi è la prima è l'unica cosa che potete fare, signori. Anche perché mi sono informato, io pensavo si poteva acquistare anche senza patente, ho cercato su vari siti. No, senza patente più che altro per una questione di sicurezza, cioè i veicoli targati andranno alla polizia, no?
cioè le targhe dei nostri veicoli personali appartengono alla polizia. Io ho sempre saputo che lei può vendere il veicolo, perché io posso acquistare il veicolo e lo posso anche tenere fermo fino a che non mi faccio la patente. E... per esempio, un mio amico si è acquistato una macchina, l'ha tenuta ferma, poi si è fatto la patente e l'ha iniziato ad usare. Purtroppo non l'ho mai sentita una cosa del genere. Non glielo so proprio dire. Magari aveva confidenza con chi gliel'ha venduto, non lo so proprio. Però io è la prima volta in vita mia che sento una cosa del genere. Non so letteralmente se si possa fare la Bibbia. Beh, se qua le regole sono qui, del concessionario. Comunque, se per favore potreste prendere una decisione un attimino in fretta, che noi dovremmo andare. Davide, dimmi. Vabbè, lo assegno a lui. Mi faccia fattura a me. Allora mostro la patente. Sì, la patente per piacere. Amo, scusa, se ti metto fretta, ma mi stanno aspettando. Sì, non c'è problema. Comunque sì, al massimo domani... cioè prego, domani... si avvicini che le faccio la fattura. Prego, venga qui. Certo. Perché Davide paga. E vedi che poi me lo devi dare, brutto stronzo. Allora. Tutto paga. Che cazzo sta lo succedendo? Allora. Ok. Sono 140.822. Conferma. È arrivata? Sì, mi dia un attimo. Okay. Un attimo solo. Non vedi che... no, non vedo i nomi, merda. Comunque il Bison è il pick up, ok, pony. Bison Custom. Era questo. Bison Classic. Sì, ok, sì, era quello. Bison Custom, questo. Sì. Okay. Vi faccio scegliere il colore. Sì, grazie. Dov'è? Là in fondo? Okay. Grigio. Ah, quanti nero. Ricordi. No, niente, ok, esiste solo grigio, pensavo ci fossero più colori. Vabbè, non fa niente il colore, è uguale. L'importante è che ci abbiamo il furgone ora. Ok, ragazzi, non siete ok, le ho dato le chiavi, vado a vedere se si apre, okay. Io vengo a prendere la targa. Ok, diciamo, provo a vedere se contenti. Si chiude. Minchia, mi ricordo il mio primo furgone, ma mi stanno venendo le lacrime. Era proprio un Bison. Allora, 05 P Y V 7 H 7. Perfetto, potete andare. Grazie mille, arrivederci. Sì, salve. Grazie, arrivederci. Alla prossima. Aspetta, perché ne è un'altra di chiamata commerciale. Mi ha chiamata. Al massimo dormivamo. sì. Perché... ah no, aspetta, non mi ha chiamata. Mi aveva chiamata la capa, ma non vedo la chiamata commerciale. Adesso guardo. Cosa ne pensi? Sei abile. Dovresti insegnarmi, avresti tanto da insegnarmi. Proprio tanto. ma io non sono buona. Posso intromettermi? Sì. Buonasera, signore. Un fenomeno sei. Sì, io c'ho. Io me l'immagino quanti ne ha vinto di poi col noleggio. C'ho la testa proprio. Minchia, ma è capace che vado fuori dall'aeroporto ad aspettare con il motorino e dico: ascolta, lo vuoi? Dai, te lo affitto al volo. Dammi $2000 e te ne vai, dai. Mamma mia, sei terribile, sei. Io però non vedo chiamate commerciali. Mi ha voglia di scrivere un messaggio perché.
chiama Electra piuttosto, digli che hai venduto un Bison. No, non serve quello, adesso le mando i dati. Il problema è il... Più che altro per chiedergli che fine hanno fatto questo qua, no? Non te aveva chiamato per uno? No, più che altro lei mi ha chiamata e mi ha detto: guarda che sta arrivando un altro cliente, ti faccio fare la chiamata commerciale. Ma io non vedo chiamate commerciali. C'è anche l'abbigliamento di uno che vende auto, dai. In effetti sì. Aspetta un attimo, voglio chiederle almeno se ci sono solamente io o se c'è qualcun altro. No, anche perché si sta facendo un po' tardino. Bisogna riposare, se no domani chi si sveglia? C'è da lavorare, qui c'è un sacco di cose da fare, dobbiamo aprire la nostra nuova attività, dobbiamo aprire il biglietto aereo, dobbiamo parlare con un sacco di persone, c'è da fare, eh? Assolutamente, minchia, non vedo l'ora, guarda. Sono tutto un fremito. Amore mio. Amore mio, tieniti Dimmi. Forte. Il capo mi ha chiesto se ho qualche amico da poter assumere. Prego, sono qua. Digli che sono già qua davanti per fare il colloquio. Aspetta. Vediamo cosa mi dice, un attimo solo perché credo sia impegnata, perché ci mette un po' a rispondermi ogni volta, quindi penso abbia parecchio da fare. Al massimo gli scrivi il mio numero e gli dici se vuoi fare un colloquio, lui bene o male c'è fino a tardi. O se no puoi fare così, puoi scrivere tu un messaggio sul numero commerciale. Aspetta un secondo comunque, adesso tanto me lo vediamo dice. Vediamo cosa risponde. Se sta cercando comunque dovrà leggere. Vediamo se c'è un posto dove puoi dormire qua, va? Dentro un po' di posto c'è, aspetta che apro. Mi pare ci fosse una specie di ufficio. Aspetta, vieni, lascio aperto così se arriva la capa puoi uscire. Vedi? Vabbè, da mangiare ce l'hai. Sì, da mangiare c'è sempre qua. Poi vedi, c'è un bel divano grande qui. Sembra anche più comodo di quello del concessionario. Secondo me sì, dovrei provarlo. Adesso poi appunto se è, lo provo. E poi c'è anche quest'altro ufficio qua, se voglio stare un pochino più tranquilla. C'è quest'altro divano. Sembra un pochino più vecchiotto. Sì, no. Però sembra più soffice. Lascio perdere che si disfa. No. Si disfa se ti scissi. No, sembra tanto soffice. Vabbè. Comunque, come vedi il posto non manca. E se no me ne vado nella cabina di pittura qua. Così domani ti svegli mezza viola. O nella fossa da meccanico. Così mi sveglio tutta unta. Peccato. È stato bello poter fare il meccanico fin qui è durato. Ma io non ho capito perché ti hanno buttato fuori, sinceramente. Anche se vabbè, chi se ne importa. Tanto qua... Non è difficile capire perché mi hanno buttato fuori. Tanto qui 10.000 al giorno si fanno, punto. Che rispondi, che non rispondi alle chiamate, perché alla fine ho visto che Dino ha veramente il ditino veloce sulle chiamate commerciali. Veramente, Ernesto spara lesto, non faccio in tempo a rispondere, sì. Io che ho già risposto lui, sì. Ieri per quello non ho risposto a nessuna chiamata, un po' perché ero imbranata, un po' perché Dino me le ha fregate tutte. Sto stronzo. No, gli devo spaccare le dita. No, l'importante è vendere, tanto 10.000 al giorno te li danno comunque. Ma non importa chi ha venduto. Io gli credo no, non c'è. No, non c'è. Ma io glielo chiedo. E tu chiedi, ma intanto non penso che te la dia.
Non fare gli, gli faccio sentire come vendo. Gli faccio sentire come vendo, mi licenzia tutti quanti e dice tu, mi lega qua un palo e mi dice tu stai fermo qua a vita. No, adesso. No. Allora, intanto non farmi perdere il posto e poi cerca di comportarti bene perché comunque è un lavoro che abbiamo trovato, dobbiamo tenercelo. Qualsiasi fonte di guadagno adesso ci serve. Dobbiamo comprare la flotta da noleggiare, quindi ci serviranno un sacco Vabbè, di soldi. Ma io gli posso anche dire, a me non mi servono i 10.000 al giorno fissi, mi contento della provvigione, punto. Eh sì, ma la provvigione quant'è? Su ogni venduto? Ci mettiamo d'accordo. Il 200% del venduto? La madonna, sì, certo, stai a vedere, sei già, secondo me è già pronta a dartelo. Un calcio nel culo, intendo. Spero solo poi di non confondermi tra te e lei. Ecco, fa che non succeda. Piace questo tipo di cappotto col colletto così alto, a me piace veramente tanto, sai. Secondo me ti ho detto l'abbinamento non è proprio giusto, c'è qualcosa che mi stona. Sono i pantaloni, secondo me sicuro. Il cappello e gli occhiali non dici? E il colore dei tuoi capelli è meravigliosamente fucsia. Bene, no, ah sì, sei bellissimo, ma penso di avere davvero un problema agli occhi. Domani magari vado dal dottore perché non è possibile. Volevo andare dal barbiere io più tardi, però dato che già mi vedi fucsia non ce n'è più bisogno. E fu così che tutto tacque. Scusa, stavo mandando a fanculo l'ennesimo pretendente. Ma? Ma ti ha telefonato adesso? No, poi ti spiego. Ok. Allora, mi serve Vale. Ah! T'ha risposto? Sto mandando i dati a Vale, a Elettra. Allora, anche a momenti non lo poteva comprare. Sto scemo viene a comprare macchine senza patente. Assurdo. Cioè, assurdo, veramente. Hai visto io come faccio in fretta? Arrivederci, ci vediamo quando avrà la patente. Arrivederci, salve. Ci sarebbero arrivati lo stesso. No, fidati, no. Anzi, si sarebbero impuntati a dire: però il mio amico mi ha detto che è di qua, di là, di su, di giù. Io so come ragiona sta gente. Già che vieni senza patente qua vuol dire che è un problema. E tu pensa se adesso quello lì è furbo e gli dice boh, ciao bello, ci vediamo, ciao. Ma... Grazie del Bison, bellissimo, veramente un fantastico regalo, ti ringrazio tantissimo. Ciao. Arrivederci, Ah, mi sta chiedendo che ora rifai tu, che disponibilità hai? Boh, praticamente sempre. Cioè, non tipo, la mattina presto. Non la mattina presto, esatto. Stavo pensando di dirle tipo verso le 11 e fino alle... Boh, finché non chiudo gli occhi, finché non vado a dormire, sono... Cioè, vario che possono essere le 2, le 4, le 5, mezzanotte, sai cosa? Le 7, ecco, cioè, facciamo che le dico fino alla mezzanotte indicativamente, poi se sai di più non è un problema. No, di più sicuro. No, di più sicuro. Tu digli fino alla mezzanotte. A mezzanotte sai. Ma dovrebbe dire di sì perché comunque copri tipo tutta la giornata, quindi non dovrebbe esserci problemi. Adesso vediamo cosa mi risponde. E scrivili con alte probabilità notturne. Ecco, qualcuno con orari dopo la mezzanotte. Sei tu! Vedi, va bene.
alla fine non è, cioè più che altro di lì che è solitamente massimo massimo 3.5-4. Aspetta, che qui le risposte a rate. Non capisco perché mi fa le domande e poi ci mette un quarto d'ora per rispondere. Alla fine non siamo più andati a coccolarci, eh. Vabbè, l'avevi detto che ristaccano vista, no? Sì. Disgraziatamente per te. Però vabbè, anche qua, stare qua vicino a te, guardarti, pensarti, baciarti. Vendere, voglio vendere! Che stupido! Compro casa lì. Cosa, questo capannone abbandonato schifoso? Il bay bar. Facciamo diventare la nostra casa. Poi pigliamo anche il paletto pets. Ristrutturiamo tutto. Ah, ok, allora sì che ci siamo. Anzi, già che ci siamo, prendiamo anche quel coso là. Quel coso buttiamo là. Giù quel coso là grosso, no? Mm-hmm. Tutto quel coso marrone lì, il bay bar, sì. Il paletto pets. Buttiamo giù tutto, mm-hmm. E costruiamo un bel castello. Sì. No. Vuoi spacciarti per un principe azzurro? No. Anche perché con quei capelli voglio rosa solo... non sei credibile. voglio solo reclamare ciò che è mio. No. Ci fosse bisogno. Il mio trono di spade. Elettra, dove sei? Ha detto che sta venendo qua? No. Allora. Ho capito, ma se mi desse una risposta, sono io il tramite. Sai che fai così, fai così, digli Electra, mi dispiace, devo andare. Ciao. Ti lascio il suo numero. Dattami il numero per piacere. Non lo sai a memoria? No, non mi interessa perché tanto ce l'ho salvato sul telefonino. 18394. Le ho dato il tuo numero, ho detto che vado, scrivo che stacco. Amore, ma lo sai che io ho il coltello e la maschera dello scemo paglia in macchina? Non c'è pericolo, secondo me se ce l'ha bisogno la viene a reclamare di corsa. No, non è che hai voglia di tenerle tu mentre dormi. Cosa devo fare io? Se voglio tenere il coltello e la maschera dello scemo paglia mentre dormi. Andiamo a prendere ste cose, mannaggia. Prego, sono dentro. Dove cacchio sto andando? Che brutta maschera. Sta chiamando qualcuno. E sarà Elettra? Rispondi? Rispondo. Buonasera. Buonasera. Buonasera 1, buonasera 2. Non risponde. Richiama.
Adesso li chiamerei. Solo che io devo chiudere, però. No, appunto, salutiamoci qua sull'uscio. Infatti. Ciao, ci vediamo domani. Buonanotte, bimba. Notte. Grazie di tutto. Grazie a te. Se mi fai entrare, Crimbio. Ok. Ok, chiuso. Me ne scappo in qua. Non c'è bisogno che mi addormento per forza sul divano. Tanto basta che faccio così e via. Signori, grazie per essere stati con me anche stasera, per avermi tenuto compagnia fin qui. Ci siamo un po' rotti le scatole perché c'è stato il coso lì, il giudizio in tribunale. Che averlo saputo non entravo nemmeno, vabbè, una roba pallosa, però mi serviva un prete, non sono riuscita neanche a parlarci, quindi tutto tempo perso, pazienza. Niente, ci si aggiorna domani, buonanotte a tutti, ciao ciao, grazie per essere stati qui, ciao!